0 Radio Capital 3886 70 80 90. Vittorio, ricordiamo che oltre ad essere connessi via SMS, via WhatsApp, anche via Facebook Live da questo momento ci potete anche ascoltare, se volete anche vedere, sul canale Facebook di Radio Capital, e anche lì postare i vostri messaggi, i vostri commenti. Allora, ci ha raggiunto in studio, come potete a questo punto vedere via Facebook, Carlo Bonini, inviato di Repubblica. Ciao Carlo. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, ciao Carlo, ciao, benvenuto. Vittorio, ciao. E in collegamento telefonico abbiamo Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, buonasera. Ci sente? Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, io direi, per fare un po' di ordine sulla questione, sentiamo, partiamo dall'audio di Luigi Di Maio, intervistato domenica scorsa, lo c'è annunziata in mezz'ora su Rai 3, dice una frase da cui poi partirà la questione dell'articolo di Repubblica e di Bonini, sentiamola. Quell'incontro serviva ulteriormente per ribadire che quel signore non aveva la nostra fiducia, quella mia, quella di Davide Casaleggio, di Beppe Grillo. Dopo quell'incontro, in cui ho ribadito quella posizione che dovesse andare via dal gabinetto, ho continuato a chiedere alla sindaco di rimuovere questo signore. Poi siamo arrivati anche a momenti pubblici in cui Grillo lo ha chiesto a settembre la stessa cosa. Quindi quello che si vuole far passare per mia responsabilità in realtà è una responsabilità nelle mani del sindaco di Roma, che si è già scusato. Allora, cosa sta dicendo Luigi Di Maio a Lucia Annunziata? Che nel famoso incontro, quindi, che lui conferma ha avuto faccia a faccia con Raffaele Marra, che poi verrà nella fine dell'anno arrestato per il caso di corruzione, l'incontro del 6 luglio, lui aveva chiesto a Marra sostanzialmente di andarsene, aveva comunicato che non aveva più la sua fiducia. Carlo Bonini oggi su Repubblica scrive e riporta dei documenti che di fatto contraddicono questa versione di Di Maio. Carlo, perché? E poi sentiremo ovviamente Toninelli. Ma la contraddicono perché si tratta di due chat telefoniche agli atti dell'inchiesta della Procura di Roma per abuso, per corruzione nei confronti di Raffaele Marra, in cui sono due conversazioni che hanno come data il 10 agosto del 2016, e in queste due circostanze prima Marra ricorda alla sindaca il tenore, il contesto del colloquio avuto con Di Maio il 6 luglio di quell'anno, e lo ricorda in il modo colloquio molto... al quale fa riferimento il Di colloquio Maio dall'annunziata. Esattamente, mm-hmm. E i ricordi di Marra sono, diciamo, opposti a quelli che oggi Di Maio diciamo così propone. Il colloquio, dice, scrive in quella chat Marra alla sindaca: quell'incontro andrò molto bene, virgola, come sai, virgola, al punto tale che alla fine di quel colloquio, riferisce sempre Marra, scrive Marra, Di Maio gli dice di procurarsi attraverso la sindaca i suoi numeri privati. Quindi, diciamo, in qualche modo, non esattamente, almeno nella ricostruzione che ne propone Marra, un colloquio durante il quale lui venne messo alla porta o gli venne comunicata la piena sfiducia da parte del vicepresidente della Camera. Del resto, questo, come dire, è logico, perché se così fosse stato non avrebbe avuto senso che 45 giorni dopo, peraltro essendo sempre ancora al suo posto, Marra ricordasse con amarezza con la sindaca quell'incontro come un incontro che aveva percepito come definitivo, come in qualche modo un via libera definitivo al suo ruolo all'interno della Giunta. In un secondo passaggio di questa chat, sempre quel 10 agosto, il pomeriggio, la sindaca gira a Marra una parte, questo lo possiamo dire oggi perché questa mattina il vicepresidente della Camera ha diciamo reso noto la parte di SMS che non è agli atti dell'inchiesta e che la sindaca Raggi non aveva girato a Marra, una parte di questo SMS in cui Di Maio ricorda, cioè indica alla Raggi di rassicurare Marra, di, diciamo, testualmente dice, quanto alle ragioni di Marra, quindi riconosce che Marra abbia delle ragioni, lo invita a non sentirsi umiliato, quindi a tollerare, a sopportare in quel momento l'attività, diciamo, di pressione che arrivava dall'interno del Movimento 5 Stelle e soprattutto l'attività di scrutinio a cui era sottoposto. E aggiunge i miei sono sottoposti sempre a questo tipo di controllo, ogni mese, in qualche modo era un modo per dire facciamo le analisi del sangue, no? Quindi Marra non si senta diverso dai miei. Ora,
Questa mattina il vicepresidente della Camera ha aggiunto, no, quello che appunto agli atti dell'inchiesta e nella memoria del telefono di Marra non c'era, e cioè quella parte, quello scambio di ulteriori SMS con la sindaca nel quale continua ad essere contraddetta la versione data nelle ultime 48 ore rispetto al tipo di incontro che avevano dato. Perché Di Maio, siamo sempre, ricordiamo, 10 agosto, cioè sono passati qua circa 40 giorni dall'incontro del 6 luglio, non solo Di Maio non dice alla sindaca l'ho cacciato 35 giorni fa, come mai è ancora lì? Dice semplicemente, sai, conosci il mio pensiero, cioè a mio avviso Marra non può stare nel gabinetto del sindaco, ma non perché si è convinto che Marra è un malfattore, ma perché c'è un problema politico. E che non abbia deciso di cacciarlo, lo si capisce sempre da quello che Di Maio scrive. Di Maio dice, aspettiamo che Pignatone ci risponda. Capo della Procura di Roma. E poi decidete, punto, decidiamo. Decidiamo. Ora, questo SMS che dovrebbe in qualche modo ribaltare e dovrebbe addirittura accusare Repubblica di operazioni di manipolazioni, e gli altri di giornalismo killer, Repubblica, il Corriere e il Messaggero, quindi non solo smentisce il cuore, ma apre un altro problema, e qui finisco in modo che i così, nostri ascoltatori abbiano... Così, anche sì, 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 ma in modo che... maniera di obiettare. Sì, ma certo. Così diciamo, abbiamo il quadro completo. Sì. Di Maio con questo SMS lascia intendere questa mattina che la Procura della Repubblica abbia avuto una funzione di sponda. In qualche modo, che cosa dice Di Maio? Beh, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo chiesto lumi alla Procura della Repubblica, la Procura della Repubblica ci ha detto che Marra era pulito, e quindi, come dire, noi che cosa potevamo fare? Era un servitore dello Stato. Bene, la Procura della Repubblica con un comunicato, quindi non lo dice Carlo Bonini, lo dice la Procura della Repubblica con un comunicato, dice neanche per niente. Noi, è vero, ci venne chiesto di Raffaele Marra e rispondemmo che su Raffaele Marra non potevamo dire nulla di nulla, e rispondemmo con una formula con cui normalmente si risponde quando bisogna informare che non esistono i presupposti per confermare o smentire che esistano indagini a carico di un soggetto. Questo è quello che è accaduto. Toninelli, ha sentito la ricostruzione di Carlo Bonini? Sì, ho sentito, ma penso una cosa. Come premessa dico che se oggi stiamo parlando di chat significa che probabilmente in questo paese c'è qualcosa che non va, e un esame di coscienza se lo devono fare tutti, noi ce lo facciamo, ma lo devono fare anche gli organi di informazione. Io ricordo semplicemente, poi entro nel discorso perché sono qua anche a dare delle spiegazioni, ad esempio la notizia di ieri della Commissione Europea che l'Italia è ultima tra i 28 paesi per PIL, per crescita, una disoccupazione devastante, eccetera, eccetera, eccetera. Detto questo, la questione è molto più semplice. La questione parte da stamattina, quando tra i principali giornali cartacei nazionali, tra cui uno all'interno del quale scrive anche il dottor Bonini, in prima pagina afferma, ad esempio, lo stesso Bonini, un titolo di prima pagina scritto così: le chat smentiscono Di Maio, la smentita riguarda il passaggio che voi avete fatto sentire pochi minuti fa proprio di domenica dall'Annunziata, sì. E dice Marra è uno dei miei. Allora, questo non solo arriva e deriva da una parte parziale della conversazione di agosto tra Luigi Di Maio e la sindaca, e lì Bonini ha detto noi abbiamo ricevuto, non so come, magari poi ci spiegherà da che fonte hanno ricevuto, considerato che è una conversazione sottoposta a segreto istruttorio, mi pare, non ma non solo questo, no, aspetti, non solo questo, il fatto che quella parte, quindi una parte di una conversazione che in quanto estrapolata può ovviamente far passare, come ha fatto passare, una verità, un fatto non corrispondente al vero, ma è pure stata travisata questa parte, perché nel momento in cui si afferma, e è il titolo, Marra è uno dei miei, quando la conversazione riportata dalla stessa Repubblica, dagli altri giornali, affermava che Di Maio diceva, dove Di Maio diceva chiaramente anche i miei vengono sottoposti a controlli costanti, perché noi, come sapete, tutti i nostri collaboratori li sottoponiamo ad una scannerizzazione, ad una valutazione, non vogliamo sia mai affiancarsi da persone che non sono
completamente pure pulite. Quindi questo è il nodo essenziale della questione. Non solo il fatto che venga riportata una conversazione parziale, non solo il fatto che organi di stampa importanti, perché lei Bonini lo sa perfettamente perché è un professionista, assolve a un compito fondamentale del cane da guardia, del controllo di chi assolve la funzione pubblica, in questo caso dei partiti e dei politici, non solo non si è andato a contattare la parte interessata per verificare se corrispondesse al vero o se magari fosse semplicemente parziale questa affermazione, questa conversazione, ma addirittura si è andato a travisare il significato stesso, perché la domanda è: come si è potuto scrivere che lui ha affermato Marra è uno dei miei, quando mi pare evidente che lei, che Di Maio riguardasse e parlasse esclusivamente dei suoi collaboratori, all'interno dei quali, nei confronti dei quali lui faceva delle valutazioni per vedere se avevano dei carichi pendenti. Toninelli, quindi qual nodo qual è? Il nodo è, allora, prima che risponda, scusa, assolutamente attaccare con nessun tipo di violenza il giornalismo. Noi vogliamo difendere il giornalismo sano, quel giornalismo che mantiene pulita la democrazia. Discorso che noi vogliamo fare, perché anche Bonini ha fatto un discorso molto ampio e circostanziato. Noi vogliamo che si innalzi il livello della qualità dell'informazione. Noi cerchiamo al nostro piccolo di farlo, ma è normale che ci difendiamo quando veniamo attaccati in questa maniera, perché non siamo più alla notizia verosimile, qua siamo alla notizia falsa. Perché dentro quel messaggio, quella conversazione, la parte che precedeva diceva una cosa chiarissima. Diversa. Luigi diceva in questa conversazione a Virginia Raggi che lui, secondo lui, questa persona, Raffaele Marra, non poteva e non doveva rientrare nel gabinetto, cioè tra i più stretti collaboratori della sindaca. Questo è il dato politico. Il dato poi positivo. Al netto, altri dati politici cosa sono? Virginia ha ammesso di aver commesso un errore di valutazione quando ha scelto Raffaele Marra come collaboratore. Punto. Lì abbiamo assunto, ci siamo assunti e lei si è assunta la sua responsabilità. Ma va non bene. Si può fermare. Bonini, allora, ti è stato detto, ti è stato detto che tu hai dato una notizia falsa. Sì, infatti, come dire, il motivo per il quale, come Toninelli avrà modo e ha modo di osservare, a me fa piacere che arrivati alle 19.45 di questa giornata lui dica che non è intenzione dei 5 Stelle aprire una questione con i mezzi di informazione. Toninelli, ma non in un tribunale, perché io faccio il giornalista, quindi non faccio querele, non scrivo lettere al presidente dell'ordine dei giornalisti, non chiedo punizioni esemplari, non eccito e non incito all'odio. Allora, come lei potrà constatare dal nostro sito, da giorni ormai, oggi se ne è avuto un picco perché ha preso la parola il leader Massimo del movimento, sostenendo che la definizione di servitore dello Stato di Marra era dovuta al suo status di ufficiale della Guardia di Finanza. Le segnalo, se vuole ricordarlo anche a Di Maio e a Grillo, che Marra ha lasciato la Guardia di Finanza 10 anni fa. Lei mi accusa di una notizia falsa. Io ho dato una notizia vera. Lei mi sta dicendo che la notizia era incompleta, ma come sempre accade a tutti i quotidiani, all'informazione quotidiana, l'informazione è su fatti in divenire, la verità viene accertata un pezzo dopo l'altro. Repubblica non ha censurato nessuno, non ha fatto dire a quelle chat cose diverse che quelle chat dicevano, e le dico una cosa in più. La scorsa settimana dice: come mai Repubblica non cerca Di Maio? Di Maio si è sottratto costantemente al confronto con Repubblica. Di Maio ha fatto un'altra cosa: ha chiesto la punizione disciplinare la scorsa settimana. La informo che mi è stato notificato dall'ordine dei giornalisti il procedimento disciplinare sabato scorso, quindi stia tranquillo che la categoria non si è chiusa a riccio. La richiesta fatta dall'onorevole Di Maio, che naturalmente, come dire, agisce come suo diritto per chiedere conto dove ritiene opportuno del lavoro dei giornalisti. Le dico una cosa in più, le segnalo una cosa in più. Il gruppo per cui lavoro, il gruppo Espresso, il 14 settembre dello scorso anno, prima
prima che la vicenda assumesse rilievo giudiziario, diede conto della casa acquistata da Marra dal costruttore Scarpellini. E sa che cosa accadde dopo il 14 settembre? Luigi Di Maio, la sindaca Virginia Raggi, cioè tutti coloro che lo volevano cacciare già dal 6 luglio, cioè da 3 mesi precedenti, lo promossero a capo del personale del Campidoglio, liquidando la storia dell'Espresso come fango. Come fango. E aggiungendo che sul conto del dottor Marra non risultavano pendenze giudiziarie, dunque facendo dire al procuratore Pignatone quello che il procuratore Pignatone non aveva mai detto. Così sono andati i fatti. Poi naturalmente io, ripeto, prendo atto con piacere che arrivati alle 19.48 il Movimento 5 Stelle, per, diciamo, attraverso un suo autorevole esponente, prova a raffreddare un po' gli animi. Se posso, sentiamo Toninelli. Certo, io penso che... molto brevemente. Sì. Allora, io ripeto che non è alle 19.40, ma da sempre il Movimento 5 Stelle non ha mai creato un clima d'odio nei confronti di quella, diciamo, tra virgolette, quarto potere che lei ricopre, tra cui lei ricopre, che è fondamentale, ripeto, per il livello della democrazia. Però io ho ascoltato Bonini attentamente le sue parole. Innanzitutto lei non mi ha risposto a quanto affermato, cioè il fatto di dire di Marra, Di Maio, due punti, è la prima pagina del suo quotidiano La Repubblica, è uno dei miei, non corrispondesse al vero anche in riferimento alla parte di conversazione che è stata riportata, se dico parziale, ripeto parziale, perché consegnava e faceva passare un significato, un fatto in cui lui difendeva una persona quando poche righe prima di questa conversazione si affermava veramente l'opposto. Per converso, dico anche di più, lei ha parlato di noi non vogliamo neppure fare nessuna lista di proscrizione, siamo ben lungi. Lei ovviamente quando fa riferimento al presidente dell'Ordine dei giornalisti, a Jacopino, fa riferimento al fatto che noi abbiamo inviato, che Di Maio ha inviato una lettera con i nomi e i cognomi di chi aveva scritto su, diciamo, le polizze. Ci ricordiamo le polizze di pochi giorni fa? Lettera pubblica, però. Bastavano 30 secondi per capire cosa? Che un beneficiario, e il beneficiario poteva essere solo Romeo e non la Virginia Raggi se interveniva solo in caso di morte. Quindi anche lì abominevole. Ma noi questi nomi le abbiamo dati perché Jacopino, presidente dell'Ordine dei giornalisti, ha chiesto a Di Maio di non essere, diciamo, generalista, di non accusare tutto, perché è sbagliatissimo. Sono il primo a dire che non si può mai sparare nel mucchio. I giornalisti, ce ne sono tantissimi, anzi la maggior parte, assolvono la loro funzione di informazione e di inchiesta in maniera egregia. Probabilmente magari ci sono alcuni problemi, perché se ci sono giornalisti che per il pezzo scritto guadagnano 15 o 20 euro, diciamo che probabilmente anche dietro l'informazione c'è qualche problema, come dietro l'informazione ci sono degli editori impuri, che se non segui, perché non segui tu giornalista che hai magari un mutuo, dei figli da pagare la scuola, non segui la linea indirizzata da questo editore impuro, magari ti lascia pure a casa il mutuo, non riesci più a pagarlo. Allora, abbiamo, io posso, mi scusi. Allora, no, io la interrompo. No, guardi, allora, io la, allora, mi scusi, allora, mi scusi. No, allora, mi scusi. Io, mi scusi, allora, lei come... No, no, allora, lei, no, allora, adesso mi ascolti 30 secondi. Allora, io ho provato, come dire, con garbo e con pazienza a elencarle dei fatti. Lei ha detto prima, lei invece continua a rispondere con degli aggettivi. Prima sostenendo che io ho scritto una notizia falsa, ora riferendosi all'articolo sulle polizze che avrei scritto delle cose abominevoli. Allora, lei può continuare, diciamo, con tutta la gamma degli aggettivi. Gridare, minacciare, usare le iperboli non cambiano la sostanza dei fatti, anche rispetto alla vicenda delle polizze. Le ricordo che la vicenda delle polizze è notizia che viene data nel pieno dell'interrogatorio di Virginia Raggi da un quotidiano che al Movimento sta a cuore, che è considerato, diciamo così, la stele di Rosetta del giornalismo italiano, cioè Il Fatto Quotidiano.
Quella notizia dunque è ritenuta rilevante dall'organo di informazione del Movimento 5 Stelle. Rigetto questa affermazione, la rigetti, perché ma noi la, non prendiamo ma soldi, la, pubblici, la, non li diamo a nessuno. Ma lei, ma guardi, neanche noi, allora, neanche, allora mi ascolti, neanche no, noi. No, ma l'ascolto volentieri, allora, però mi ascolti, non può dire che allora, abbiamo un giornale, abbiamo ricettato 80 milioni di euro di soldi pubblici. Lei ascolti me, perché io, come dire, io ho una sola, ecco, io ho una sola cosa da difendere e lei, se la mette in discussione, la deve dimostrare. Io non prendo ordini da nessun editore impuro, d'accordo? Il mio stipendio non è legato alle convinzioni politiche che devo sostenere. Quello che scrivo, se corretto, se giusto, se completamente corretto, se impreciso, lo faccio, quindi ci azzecco o sbaglio con la mia testa e con la mia dignità. Se lei ritiene di avere elementi che consentono di dire che io lavoro in un giornale non libero, dove scrivo sotto dettatura degli interessi del mio editore, lei ha il dovere di dimostrarlo. Se non è in grado, e lei non è in grado, lei no, mi stia ascoltando. Lei non si sente un po' troppo al centro dell'attenzione. Guardi, posso dirle. Io sono un signore, come dire, che dell'attenzione può fare assolutamente a meno. Al centro dell'attenzione, al centro dell'attenzione. Quella integrale? Ma certo, quella nella quale ma certo, Luigi Di Maio affermava ma assu- che Marra ma assu- non doveva restare, ma assolutamente, può rispondermi a questa ma domanda? Le sto rispondendo, assolutamente. Grazie. Sì. Bene, assolutamente sì, pagina, assolutamente sì. Siamo in chiusura, Carlo, proprio il tempo, stiamo finendo. Ripeto, aggiungendo, come dire, due o tre circostanze che la precisazione dell'onorevole Di Maio non conteneva. E per quanto riguarda essere al centro dell'attenzione, le segnalo una cosa molto semplice. Al centro dell'attenzione da qualche giorno mi ha messo con generosità l'onorevole Di Maio, e da oggi è anche, come dire, il leader Massimo Grillo. L'hashtag giornalismo killer non l'ho suggerito io al Movimento 5 Stelle, negli aggettivi che lei ha speso non stasera. Non è un bel modo di stare falso al centro dell'attenzione. Carlo, grazie. Bonini, grazie. Toninelli, un'ultima battuta per lei, se vuole, ma veramente 20 secondi. Quello che dico e ripeto, noi ce la metteremo sempre tutta, perché l'informazione, come la politica, torni a mettere la qualità al centro e non la ricerca della notizia o soprattutto la ricerca di fare del male o del bene a qualcheduno. La prima cosa che vengono è la priorità delle persone. C'è un decreto banche che sta arrivando, va bene, vale 20 miliardi. Va bene. E che non è chiaro. Sì, quelle banche, va bene, lo segnali anche al blog di Grillo, lo segnali anche a Casaleggio. No, che l'informazione che viene fatta su blog, che ha preso centinaia di milioni di euro dal Monte dei Paschi di Siena, e nessuno, la politica in prima persona e nemmeno i giornali, stanno dicendo che c'è segretezza su questi nomi. Chiaro. Nomi verranno salvati, i loro debiti verranno saldati con i soldi pubblici, vorremmo questo. Certo, ma noi non siamo in Parlamento, purtroppo, non siamo in Parlamento, non che deve decidere questo. Grazie Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, per essere stato con noi. Carlo, grazie a te.